Caro senatore, ci dica lei come siamo messi sul decreto di sicurezza, a che punto siamo e quante chance abbiamo di distruggere definitivamente la vita sociale in Italia con questo decreto, la vita civile. No. Sta seduto, mi ha. Stai pure seduto, tra l'altro. Oppure alzato. No, siamo messi che il decreto sicurezza è passato con la fiducia al Senato 20 giorni fa e in corso alla discussione alla Camera. Penso che lunedì metteranno la fiducia e quindi passerà definitivamente. Io faccio alcune considerazioni, anche perché io credo che sia utile capire che di cosa stiamo parlando, perché su questo c'è davvero un sacco di propaganda, demagogia, adesso gli italiani saranno più sicuri, mettiamo gli italiani. In realtà di provvedimenti che rendono più sicura la vita dei cittadini non c'è. Ed è un decreto che in realtà si propone di, è un manifesto, una legge manifesto che dice agli italiani, benissimo, guardate adesso noi vi garantiamo maggiore sicurezza perché rendiamo la vita durissima agli immigrati e mettiamo in campo una serie di norme senza distinguere, per dare un unico messaggio: in questo paese non vi vogliamo. Chi ha intenzione, con l'assurda idea che uno che ha intenzione di partire dal Ghana, farsi un po' di deserti, arrivare in Libia, sopportare quello che sopporta, salire su un balcone, siccome si fanno una serie di provvedimenti molto penalizzanti per gli immigrati regolari e irregolari, non solo gli irregolari, solo per questo fatto dovrebbe dire a quello paese che non ci vuole inospitare. L'unico risultato è che noi facciamo una legge che sulla prima parte, quella sull'immigrazione, è un'aberrazione, è un manifesto, è una legge probabilmente per molti versi sarà incostituzionale, però che cosa sostiene? La tesi che dicevo prima, cioè rendiamo adesso diciamo chiaro che noi gli immigrati non li vogliamo, e per dire questo non è che facciamo solo un'operazione che dice chi arriva in Italia se stava 3 giorni nel centro di riconoscimento adesso ci sta il doppio del tempo, chi aveva chi stava nei centri per 90 giorni adesso ci sta 180 giorni, non solo istituiamo questi centri per il rispingimento in cui l'immigrato col foglio di via sta lì 180, fino a 180 giorni. Facciamo questa serie di cose, peccato che anche nell'ottica di Salvini, anche in quell'ottica lì, alla fine di tutto questo percorso che aggrava di molto le condizioni di chi arriva qui, non è che c'è il respingimento. Perché nel decreto non c'è una misura che rende più facile il respingimento, non c'è una lira per aumentare i respingimenti. Per cui c'è tutto un percorso che dice, primo, riduciamo i casi per cui riconosciamo i permessi umanitari. I permessi umanitari non ci sono più, se non in alcuni pochissimi casi. Chi quindi non ha diritto a restare in questo paese deve andare via, dopodiché non c'è nessuna organizzazione rispetto che garantisce che possa andare via, e mi pare che anche l'attività diplomatica intensa del nostro ministro degli interni non credo che faciliti
il fatto che per esempio la Tunisia, che un giorno sì un giorno no viene insultata dal nostro governo, sia più disponibile a riprendersi le persone che non hanno diritto a stare in Italia. Però guardate, la cosa più grave di questo decreto è quello che fa sui regolari. Ci sono due cose chiarissime. Primo, chi è in Italia col permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quando andrà, dopo questo decreto, quando andrà in questura per farsi rinnovare il permesso, siccome la ragione per cui gli è stato dato è stata esclusa, non avrà il permesso di soggiorno. Quindi noi avremo migliaia di persone, forse decine di migliaia di persone, forse centinaia di migliaia di persone, che oggi sono qua con quel permesso, lavorano, hanno casa, magari una famiglia, eccetera, eccetera, e quelle persone lì improvvisamente diventeranno irregolari, usciranno dal circuito della legalità. Abbiamo provato a dire, vabbè, almeno quelli che lavorano gli diamo il permesso di lavoro, gli diamo la possibilità di stare in Italia perché lavorano. No, chi a oggi è integrato, ha cominciato a integrarsi, gli verrà tolto. Ed è chiaro, per questo c'è stato un po' di polemica su alcuni slogan, forse sbagliati, però non sono più sicuri, gli italiani non saranno più sicuri in questa situazione, perché quando aumenta il numero degli irregolari si allarga la sacca dell'illegalità artificiosamente. È chiaro che poi le organizzazioni criminali, è chiaro che poi chi delinque avrà un terreno di cultura più grande. Noi precipitiamo decine di migliaia di persone in una situazione di irregolarità e di illegalità. Seconda questione, questa io la trovo gravissima. Noi abbiamo fatto la battaglia, e vorrei capire cosa c'entra con la sicurezza o con l'immigrazione. Noi abbiamo fatto una battaglia la scorsa legislatura, non si è conclusa per una ragione semplice: non c'erano i voti in Parlamento sullo ius soli, per dare, riconoscere ai ragazzi nati in Italia la possibilità di avere la cittadinanza senza aspettare di compiere il 18° anno, di chiedere la cittadinanza. Oggi noi con questo decreto, e si è detto troppo poco, siamo di fronte al fatto che questi ragazzi, quando avranno 18 anni, andranno a chiedere il permesso, la cittadinanza, e non ci vorranno più 2 anni, ci vorranno 4 anni perché ce l'abbiano. Perché questa è l'altra innovazione che è stata introdotta, non si capisce bene per quale motivo. E tutto questo, guardate, mettendo in campo un'altra cosa che dal punto di vista della sicurezza creerà dei problemi. Si indebolisce tutto ciò che oggi funziona rispetto all'integrazione. Dire che negli SPRAR, e non tutti gli SPRAR funzionano, non tutto funziona, ma alcune cose hanno funzionato, quell'integrazione lì viene demolita. Sarà possibile ormai solo per i minori entrare in quegli SPRAR prima di avere il permesso di soggiorno. Vuol dire che viene meno un'opportunità per abituarsi a un paese, imparare una lingua, fare altre attività, cose che gli SPRAR facevano. E questa cosa è stata cancellata. Questa è la prima parte del decreto sicurezza. Poi c'è una parte del decreto sicurezza che nella sostanza non fa, scusate, mi sono dimenticato una cosa, però credo che sia utile dirla, perché dobbiamo raccontarcela sempre. Ovviamente tutto questo,
altro che i 35 euro eccetera eccetera, comporta uno sforzo economico che ci porta, perché dentro questo disegno folle c'è la costruzione di tantissimi centri per il respingimento, e per farli ci vogliono i soldi, ma si sceglie di andare in deroga rispetto alle regole sugli appalti, cioè questi centri potranno essere fatti senza gara perché c'è un'urgenza, un'emergenza, la necessità di fare queste cose. Quindi si capisce un po' meglio, io penso, lo spirito con cui si fa questa cosa, che non è far risparmiare gli italiani, non è rendere gli italiani più sicuri, è veramente un'idea assurda, esplicitata. Noi gli rendiamo la vita difficile così che, sapendolo, non vengono più nel nostro paese, mettendo in discussione, secondo me, valori fondanti della nostra democrazia. La seconda parte è sulla sicurezza, o meglio, è una cosa che in sostanza conferma una serie di provvedimenti che già sono contenuti nel pacchetto che fece Minniti, o che già oggi sono nelle disponibilità dei sindaci, con ordinanze o altre cose. Ci si occupa dei mendicanti, ci si occupa del DASPO per le attività sportive, si alzano un pochino le pene, ci si occupa dei posteggiatori abusivi, non ci si occupa, l'abbiamo votato una settimana dopo la vicenda di San Lorenzo, di mettere in campo qualche norma per dare più possibilità ai sindaci di intervenire laddove ci sono zone degradate, se la proprietà non mette in sicurezza quelle zone. Cosa? Non c'è una norma contro i trafficanti di esseri umani, ci si occupa di queste cose. Non c'è una lira in più per la videosorveglianza delle strade, non c'è una lira in più rispetto a quella che avevamo messo noi per le assunzioni di forze, delle forze dell'ordine. Ci sono quelle normette, una sistemazione, però normette che danno un segnale sbagliato, che spiegano che il problema della sicurezza in questo paese sono i... Ma io capisco la paura, capisco che i diversi, la situazione degli immigrati, soprattutto se non governata, soprattutto quando in alcuni territori alimenta insicurezza, giustamente alimenta insicurezza, e noi dobbiamo averne grande percezione. Io non penso però che sia giusto che un governo dia il messaggio che il problema della sicurezza in un paese in cui ci sono la mafia, la camorra, l'andrangheta e altre organizzazioni criminali siano i parcheggiatori abusivi, i mendicanti, e si risolvano dando 4 anni. Prolungando di 4 anni la possibilità di avere la cittadinanza piuttosto che togliendo i permessi umanitari. E guardate, la cosa è plastica, perché poi sul terzo capitolo, quando si va a discutere della mafia, della lotta alla mafia, non c'è niente, o meglio, si affronta il tema della mafia facendo alcuni ritocchi alla riforma della legge sui beni confiscati del codice antimafia che abbiamo fatto la volta scorsa, che abbiamo fatto alla fine della scorsa legislatura, che abbiamo presentato qua tra l'altro in questo circolo, con un messaggio: i beni confiscati alla mafia sono utili per fare cassa e per essere investiti sulle misure di sicurezza. Quindi,
E come si fa? Si prende una norma che c'era già. La norma dice i beni confiscati, se il comune cui vengono affidati dopo un anno non è in grado di progettare su quei beni confiscati, possono essere messi in vendita. Questa cosa si è fatta poco fino ad oggi, per una ragione che poi spiego. E oggi Salvini dice: benissimo, noi rafforziamo l'agenzia dei beni confiscati, raddoppiamo il personale e li impegniamo tutti a prendere questi beni e metterli in vendita all'asta, cioè, allargando anche la platea di quelli che, che possono comprare. Non ci sono più solo associazioni di un certo tipo, ci sono categorie professionali, un'altra serie di cose, fino ai privati. Per onor di verità c'è scritto con chiarezza che ci devono essere tutti i controlli, che non possono essere, non si possono correre rischi rispetto al fatto che i beni confiscati vengono recuperati dalle mafie, però questo è il tema. Cosa c'è che non va in questa cosa? Primo, che è l'unico modo in cui si affronta il tema della mafia e della lotta alla criminalità organizzata. Quindi tu hai due articoli sui 60 di questo decreto che si occupano di criminalità organizzata e se ne occupano solo pensando ai beni confiscati. Cioè tu dai un messaggio, e il messaggio è che la lotta alla mafia non è una priorità. Seconda cosa, la legge Pio La Torre ha una logica precisa, e la logica è: colpiamo le mafie laddove gli fa più male, dove ci sono i patrimoni, glieli confischiamo, ma non facciamo solo questo, quei patrimoni li mettiamo a disposizione della collettività, li restituiamo alla collettività. Questa è la logica, che è evidente che nel momento in cui tu decidi che invece vuoi spingere sulla vendita, metti in discussione, la metti in discussione. Noi abbiamo portato un piccolo miglioramento con un mio emendamento che è stato approvato, perché dice: vabbè, almeno gli abbiamo detto, vabbè, almeno visto che c'è questo problema e visto che i comuni non è che non usano i beni confiscati perché non c'hanno voglia o sono privi, ma non li usano perché non c'hanno i soldi per metterli a posto, allora abbiamo ottenuto che almeno il 10% dei fondi, il 10% dei soldi ricavati dalle vendite vengono utilizzati per alimentare un fondo che sia a disposizione dei comuni, così i comuni, cioè, diamo il segno che continuiamo a crederci su quella cosa. È troppo poco ed è sbagliato il messaggio che è stato lanciato. Io mi fermerei qui per dire, alla fine di questo racconto, questa è una legge manifesto che serve a come bandiera da sventolare a Salvini. Non c'è nessuna norma che mi faccia dire che da domani o da quando c'è questo decreto i cittadini italiani, milanesi, siano più sicuri. C'è il tema del fatto che tu rischi di gettare nell'illegalità persone che oggi non lo sono e che non meritano di esserlo, e poi dai il drammatico messaggio che si continua a dare, che se ne faccia gli sgombri di Casa Monica, eccetera eccetera, si facciano tutte queste belle, però ogni volta che si fa una legge si dà il messaggio che la mafia, che i problemi di sicurezza in questo paese sono quelli dei reati predatori, quelli percepiti, il mendicante, il posteggiatore abusivo, eccetera, eccetera. E che
il problema della criminalità organizzata non è una priorità di questo governo, e questo io credo sia un tema confermato anche dal candidato sindaco di Corleone, che ha spiegato che sta parlando con i familiari del boss per convincerli a liberarsi dal gioco del boss, in campagna, sto facendo in campagna elettorale. Quindi io penso che ci sia molto da essere preoccupati da questo decreto, che dovremo, dovremo monitorare nell'applicazione, perché io penso che le cose che ho detto adesso saranno dimostrate e dovremo dire.